In compagnia di Antonino Galletti, neopresidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, alla presentazione di questo libro Il fango, la neve e il marmo di Alberto Adotti, 1915-1918. È un libro sulla Prima Guerra Mondiale, su storie di persone morte, di soldati morti durante la Prima Guerra Mondiale. È Iride e Rubettino Editore. Parliamo di memoria oggi. Sì, è importante non dimenticare, è importante tramandare alle giovani generazioni l'impressione, le idee sull'orrore della guerra, e quindi questo volume, questo testo che il nostro autore ha scritto e che oggi viene presentato è sicuramente interessante. Mi fa piacere tra l'altro che sia presentato in un contesto di un'associazione costituita prevalentemente da giuristi e da avvocati, perché noi giuristi abbiamo veramente il dovere di tramandare e di fare sì che la tutela dei diritti sia sempre al primo posto e non lasci mai il passo alla violenza e alla forza negativa della guerra. Tra l'altro voi avvocati avete a che fare spesso con storie individuali, con vicende personali che diciamo assurgono a fatti giuridici, in questo caso sono vicende personali che assurgono a fatti storici. Questa è una ricostruzione veramente di una parte della storia dell'Italia. Sì, una ricostruzione dettagliata di una parte della storia d'Italia, tra l'altro nata per caso, perché l'autore, facendo il servizio di vigilanza all'altare della patria, ha cominciato a interessarsi della realtà di chi fosse l'uomo seppellito lì dentro, quale fosse la sua vita, il percorso che lo aveva portato a quella morte terribile, e quindi ha diciamo cercato di raccontare e di illustrare a noi tutti le storie delle persone che hanno vissuto con lui in quei momenti drammatici e cruenti della guerra. Grazie Antonino Galletti.